the color of my true love's here in the morning. I love the best. Ciao, ciao Matteo. Ciao. Siamo reali. Siete reali, non siete solo in collegamento su Zoom. 5 anni è un numero grande. Poi più il dolore, più la rabbia, più la fatica. È tutto, tutte e tre insieme. Si vive in uno stato di sospensione. Vivi nel il qui e ora, il dolore giorno e notte, e la fatica trasversale a tutto. Noi ci eravamo lasciati nella puntata di Capodanno con la notizia del vostro esposto per la vendita delle fregate militari all'Egitto. Che effetto fa fare un esposto contro il proprio governo? È fortino, anche perché ha simbolizzato tutte le volte che ci siamo sentiti abbandonati dal nostro Stato, dai nostri quattro governi. Ho iniziato a elencare i governi e anche questo rende un po' l'idea del tempo che passa. Con che occhi la guardate una crisi di governo di questi tempi? Fatica. Perché ogni volta bisogna riprendere discorsi con nuovi interlocutori ed è come ricominciare tutto da capo. Anche perché, salvo qualche eccezione, abbiamo sempre fatto noi il primo passo. E ora? Vediamo, sì, che cosa succederà. Dobbiamo imparare l'ABC della giustizia. Sono stati depositati gli atti e si va verso un processo. Noi siamo speranzosi. Speriamo non ci siano narrazioni esterne che possano condizionare la giustizia. Ne abbiamo già viste tante. Sappiamo che il contesto esterno a volte influenza. E io personalmente di questo un po' paura. Che le persone ci sostengano con rispetto e ci accompagnino nel nostro faticoso cammino. Permesso. Questo è uno scoop giornalista. Dove siamo? Allora, siamo al Consiglio Comunale, l'ufficio del sindaco. Tu hai davanti le fotografie di tutti i sindaci del governo dei giovani. E Giulio lì, seconda media, quasi 13 anni, fase viso a secco, dico io. Anche quella è un'esperienza di solidarietà molto forte. Non era uno non da conquista del mondo, ma sto con me, rapporto di forza, invece no, committezza, con la testa. Vabbè. Yellow is the color of my true love's here in the morning, when we rise, in the morning, when we rise. 33 luci come 33 sarebbero stati gli anni di Giulio. Queste fiammelle diventino una luce chiara, vera, forte, la luce del sole. Applauso alla famiglia di Giulio Regeni e a Matteo che stava con noi.